Celebration 2, a cura di Angelo Marzocchi. Rieccoci, siamo di nuovo sulla rotta con Celebration 2. Nuova settimana e nuove date da ricordare e celebrare, appunto. Ma prima vi ricordo che al timone di questo bastimento musicale ci sono io, Angelo Marzocchi, vostro umile comandante, che cercherà di districarsi tra i gorghi marosi della musica per traghettare in porto tutti i suoi passeggeri. A cominciare da uno che delle profondità ha fatto la sua fortuna. Se poi la immaginiamo porpora, wow! Stiamo parlando di Ritchie Blackmore. 14 aprile 1945. Nasce a Weston-super-Mare, chitarrista fra i più importanti e influenti della storia, nonché membro fondatore dei Deep Purple, insieme ai Led Zeppelin, i padri dell'hard rock. Ideatore di riff elementari ma monumentali. Suonava in modo lancinante, così da accompagnare o condizionare il canto isterico di Ian Gillan, in netto contrasto con i canoni del blues dell'epoca, che amavano la complessità, e di quelli del progressive, che giocavano con gli incastri. Blackmore, davvero virtuoso, sceglieva la semplicità. Dopo aver lasciato per dissidi con Gillan i Deep Purple, fondò i Rainbow, e anche con questo progetto ha scritto pagine di musica altamente rock, anzi hard rock. 15 aprile del 1962 nasce la mutanda più famosa degli anni 80, Nick Kamen, modello per caso e ancor più per caso cantante. Grazie al clamoroso successo di uno spot dove è protagonista per una nota casa produttrice di jeans, ha uno sguardo tenebroso che nessuno nota perché gli guardavano altro. Casualmente Madonna Veronica Ciccone lo vede in quello spot e che fa? Gli fa incidere un disco, anche perché in quegli anni le classifiche parlavano chiaro, un bel faccino e due mosse ed eri primo in classifica. Per fortuna l'effetto svanisce presto, il tempo di un giro di lavatrice e via. 1965, compleanniamo una bella e brava artista, Linda Perry. Prima ha portato successo con le Four Noblons il fortunato singolo WhatsApp, poi ha fondato due etichette, con cui ha lanciato Christina Aguilera, per cui ha scritto Beautiful, Pink, Country Love, Celine Dion, Gwen Stefani. Vado avanti? Vado avanti sì, per celebrare una delle regine della musica. Nasce a Chattanooga nel 1894, Bessie Smith, straordinaria cantante degli anni 20 e 30. Imperatrice del blues, ha spianato la strada a Billie Holiday, Mahalia Jackson, Janis Joplin, anzi la stessa Joplin di tasca sua pagò perché le venisse fatta una tomba più consona alla sua statura. Ci spostiamo a New York nell'anno 2001, muore per un tumore al sistema linfatico Joey Ramone, il cantante dei Ramones, uno dei padri del punk, uno grande davvero, 2 metri di statura, dinoccolato e magrissimo, sguardo strambo e stato artista vero, che viveva come voleva vivere, senza il pensiero di come gli altri lo avrebbero giudicato, senza provocare per il gusto di stupire, ma per il senso di libertà di poterlo fare. La sua versione di What's a Wonderful World di Louis Armstrong è la chiara espressione di come un capolavoro possa essere smontato pezzo per pezzo e rimontato in modo diverso e risultare ancora un capolavoro. Lo sapete già che adesso lo ascoltiamo, vero? Sunny days, dawn.
Energia da vendere a Celebration 2. Si prosegue con gli auguri e il prossimo a tagliare la torta è Roberto Frick Antoni, 16 aprile 1954. Con i suoi Schiantos porta la ventata punk in Italia, per poi prendere la direzione del rock demenziale, il nonsense come osservazione della realtà sociale. Incredibili i loro live, dal vivo ribaltano i ruoli, sono loro che provocano il pubblico tirando gli ortaggi. Uno Schiantos! E dal punk demenziale passiamo alla sublimazione della canzone melodica italiana. È il 1919 e nasce Adionilla Negrini Pizzi, la prima vincitrice del Festival di Sanremo. Nel 2010 l'omaggio di Carmen Consoli, assieme su quel palco. Quanta tenerezza, indifesa ma orgogliosa, tenera nella sua esitazione ma sempre Nilla. Altri a quel festival con 70 anni in meno erano sono nulla. A Sanremo deve tutto, tanto che dichiarò che era nata nel 1951, prima, ma va a ripetere, non esistevo. L'anno giusto ora invece è il 1947, nasce a Paisley Jerry Rafferty, bizzarro scozzese che ha cominciato a suonare nelle fermate delle metropolitane e poi ha conosciuto la fama grazie a quel piccolo, grande e unico capolavoro per pop e sax che è Backstreet, per poi scomparire nel nulla e ritornare nell'oblio fino al giorno della sua scomparsa nel 2009. Il 17 di aprile del 1998 ci lascia Linda McCartney, compagna di vita di Paul, ma non solo, anche partner d'arte e di viaggio Vera. Ha contribuito davvero a tanti successi degli Wings, il gruppo spalla del buon Paul. Si incontrarono per caso in un pub e da allora non si separarono più. Solo la malattia riuscì a dissolvere la magia della loro storia. Indimenticabile. 18 aprile 1979. Nasce in quel di Palermo Giusy Ferreri, cassiera di giorno, cantante di notte, piccolo ma saporitissimo frutto di un talent show che l'ha lanciata nell'Olimpo delle grandi voci italiane. Straordinaria interprete e questa è una delle sue cose migliori, scritta per lei da Tiziano Ferro, brano che le ha portato subito fortuna e scalato tutte le classifiche, con Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri. Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna, ora più piccola. Se ne va e non
Nasce in quel di Ceggia, provincia di Venezia, il 19 aprile del 1952, Claudio Cecchetto. DJ, iniziò a Radio Milano International, poi a Rete 105, Radio DJ e ancora Radio Capital. Conduttore televisivo, da Chewing Gum a Disco Ring, a tanti festival bar e 3 festival di Sanremo. Cantante, terrificante sì, ma irresistibile la sua gioca jouée. Produttore e talent scout di una lista infinita di personaggi. Gerry Scotti, Giovanotti, Fiorello, Pieraccioni, Baldini, 883, Sandy Martin, Fabio Volo, Sabrina Salerno e via via. Cecchetto ha dato tanto allo spettacolo e alla musica. Vero condottiero dal grande fiuto e dalla straordinaria strategia che mandava gli altri alla battaglia ma mai allo sbaraglio. Adesso si limita a fare il giudice a questa o quella trasmissione, ma son certo sta solo aspettando il momento giusto. Inossidabile. 20 aprile 1982. Una cosa stranissima sta per accadere alla Maratona di Parigi. Infatti vi prende parte Joe Strummer dei Clash. La cosa non sarebbe di per sé una notizia, ma dietro c'è il mistero a tratti buffo della sparizione di Joe. Le cose in quel periodo infatti non andavano benissimo al gruppo. Poco dopo infatti Mike Jones verrà allontanato. Le vendite dei dischi e le prevendite del tour andavano male e allora il manager della band, Bernie Rhodes, suggerì a Joe Strummer di fingere di sparire nel nulla, lasciando ai giornali il compito di fare tutto il resto. Strummer accettò, all'inizio doveva nascondersi in casa di un amico, poi invece sparì sul serio, per 3 settimane nessuno seppe dove poteva essere. Il resto della band e lo stesso Rhodes erano angosciati e preoccupati. Poi una mattina a Parigi, eccolo lì che correva la sua maratona. Ai giornalisti che lo braccavano disse che si era allontanato per prepararsi alla gara, bevendo boccali di birra dalla mattina alla sera. E allora io vi suggerisco, se avete corso in programma, di mettere questa nei vostri auricolari. Should I stay or should I go? E chi vi ferma? Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Decision they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Sure.
Avete ancora fiato? Sì? Ottimo! Perché a Celebration 2 stiamo per omaggiare il re del Mambo. Nasce a New York, quartiere di Spanish Harlem, il 20 aprile del 1923, Tito Puente, imperatore dei timbales, strumenti a percussione che con lui divennero simbolo della musica latina. Instancabile, viveva per la musica. In 50 anni ha scritto centinaia di canzoni, compresa quella Oye Como Va, che Carlos Santana fece conoscere al mondo nel 1970, 7 anni dopo la prima incisione. Muore per un infarto al termine di un concerto in Porto Rico il 31 maggio del 2000, lasciando in eredità notti insonne per infinite generazioni, passate a ballare al ritmo della sua musica travolgente. Tito non concedeva soste, non si fermava mai, non si separava mai dalle sue battecche di legno, tant'è che vennero seppellite con lui, e si ballava, rubando ore al sonno, perché a smettere chi ci riusciva, Puotente. Ultima data per questa straordinaria settimana Celebration 2, una di quelle che non si possono, non si devono dimenticare. 20 maggio 1992. I più grandi artisti della musica si ritrovano a Wembley per il tribute concert in onore a Freddie Mercury. La notizia che ci sarebbe stato un grande concerto per raccogliere fondi per la neonata associazione Mercury Phoenix Trust era stata data durante le cerimonie dei Brit Awards da Brian May e Roger Taylor, compagni di Mercury. Di certo c'era solo la data, non c'erano ancora i partecipanti, ma di fatto il giorno dopo, quando i biglietti vennero messi in vendita, praticamente al buio, tutti i 72.000 tagliandi andarono esauriti in 4 ore. La scelta si rivelò vincente per chi poté assistervi. Infatti si esibirono Metallica, Led Zeppelin, Guns N' Roses, George Michael, David Bowie, Roger Daltrey, Elton John, Liza Minnelli, il nostro Adelmo Sugar Fornaciari e molti altri. U2, impossibilitati a essere presenti, dedicarono una struggente e intensa Anti-The End of the World via satellite dalla California. Giornata leggendaria per chi c'era, da rimpiangere per chi era a casa, ma per fortuna fu teletrasmessa in 76 paesi e fu vista da oltre 1 miliardo di persone. Tra le tante che potevo scegliere per rendere omaggio a questo immenso artista, ho ripiegato su un brano a me particolarmente caro. Vi lascio alla stupenda voce di Freddie Mercury, non prima di salutarvi tutti e darvi appuntamento al prossimo Celebration 2. Angelo Marzocchi, anche questa volta con voi, e non fermatevi ora. Don't stop me now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Oh, yeah.
good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Try to have a good time. Don't stop me now. Yes, have a good time. I don't wanna stop at all. Celebration 2, a cura di Angelo Marzocchi.